Aspettando la festa del pane 2017, siamo in Corso Umberto dove stiamo assistendo al raduno ed esposizione delle Fiat 500 Club Italia, coordinamento Mazara del Vallo. Accanto a me il responsabile, il signor Chirco. Come nasce questa passione per le 500? Qui vediamo un folto gruppo di iscritti e soci. Allora, la passione nasce da se stesso, perché la macchina 500 è un mito, è stato un mito. Quindi tutta in Italia, l'italiana, avevamo la 500, forse io non l'avevo prima, ce l'ho adesso. E quindi la 500 è stata la macchina dell'italiana, come dicevo prima, è stata una macchina, diciamo una macchina, una piccola quattro ruote, indovinata per la Fiat, e della quale noi ci facciamo parte con questa macchina. Quindi l'hobby nasce così, è un hobby che come fare, non so, giocare una partita, è un hobby che ti rimane. Io di fatto guido sempre la 500. Quanti sono i soci di questa associazione? Ma innanzitutto devo dire una cosa, lì c'è scritto, come lei ha letto, il coordinamento di Mazara. Noi non siamo coordinamento di Mazara, noi siamo Club Italia, coordinamento di Trapani. Noi siamo tutti iscritti a Trapani, siccome io ho formato questo gruppo, un gruppo di amici, siamo tanti, abbiamo chiesto il coordinamento a Mazara e non ce lo possono dare perché ce n'è tanto, cioè, in Sicilia ci sono troppo coordinatori. Ah, diciamo che siete un distaccamento di Trapani. Esatto, diciamo così. Sì, mi hanno fatto responsabile il gruppo di Mazara. Parli delle macchine che sono qua dietro, i motori, quanto tempo ci vuole per riuscire a realizzare un'auto che sia autentica al 100%? Ma il tempo può essere tanto o poco, quello che conta sono i soldi. Il tempo si può permettere di prendere qualsiasi tempo, ma quello che conta sono i soldi, perché mettere una macchina del genere, diciamo macchina, io la chiamo macchina, mettere questi giocattoli in sesto ci vuole tempo e sordine, che i motori oggi si fanno costano. Carrozzeria, ci sono le carrozzieri che fanno le macchine, non è un giocattolo, si fanno pure pagare. Quindi una macchina, la 500 decine costa quanto una macchina normale, come voi viaggiate con l'aria condizionata, noi non ce l'abbiamo aria condizionata, però c'è da permettere una cosa: il gruppo De Mazara ha fatto il giro di Sicilia. Un raduno, quello di oggi, che viene fatto in occasione proprio della festa del pane, che inizierà domani a Costiera, domenica, durerà tre giorni. Sì. Cosa ne pensa della festa del pane? Ho visto che proprio sulle auto sono proprio state adornate ad hoc in occasione della festa del pane. Esatto, guarda, le devo dire grazie a Franco Foggia, che ha avuto questa idea di fare la festa del pane. Ha tre anni, mi sembra, che lo fa, è tre anni che ci invita. E è una cosa importante per Mazara. La festa del pane è nata così, l'ha voluto Franco e ci sta riuscendo bene, e ci ha invitato a noi con le 500, perché anche lui è innamorato delle 500. Difatti ci invita sempre a prima linea e dobbiamo essere sempre presenti, e quando manca uno si arrabbia. Va bene, allora ci vediamo domani a Borgata Costiera per la festa del pane? Sì, ci vediamo domani, noi per tre giorni siamo lì, tre sere, a vostra disposizione. Grazie. Grazie. Alla vigilia della festa del pane anche il gruppo folcloristico I Burgisi qui in Corso Umberto a Mazara del Vallo per dare il via alle danze proprio. Dietro di noi stiamo assistendo a questa bellissima esibizione che proseguirà anche nei giorni a venire a Borgata Costiera. Come nasce questa passione? Allora, questa passione nasce nel lontano 1989 per opera dell'architetto Giuseppe Coppola, che tra l'altro è mio marito, e infatti festeggeremo l'anno prossimo il 30° anniversario. I nostri vestiti, come vedete, sono finemente ricamati e rappresentano il tardo 800, sono finemente ricamati e rappresentano i vestiti dei paramenti sacri. Quest'anno andremo in Belgio e come ogni anno faremo una trasferta internazionale. Diciamo che ognuno di noi ha il proprio lavoro.
nessuno, diciamo, fa solo questa, no, sicuramente non è un lavoro, però dentro di noi lo coltiviamo come se lo fosse, perché ci teniamo tantissimo a portare avanti le nostre tradizioni per il mondo. È giusto che si conosca la Sicilia, quella che è realmente, non quella magari le brutte idee che hanno molte persone che vivono fuori e non conoscono in realtà chi è il siciliano vero. L'allegria, la tradizione, quindi portate nel mondo. Infatti, l'allegria è la nostra, il nostro amore per la terra e le nostre tradizioni, appunto.